cambia una festa mobile, la Pasqua sia per i cristiani che per gli ebrei è una festa mobile, dipende dalla luna, e quindi Purim precede la Pasqua ed entrambi le feste hanno una particolare importanza per il tema che noi vogliamo trattare. La festa di Purim. La festa di Purim si ispira al libro di Ester. Sono dei fatti che avvennero in Persia sotto il re Serse, quando una delle regine, quindi una delle mogli di Serse, era l'ebrea Ester, che però non era conosciuta in quanto tale, e che era seguita, possiamo dire così, da lontano, dal suo parente Mardocheo. Il libro di Ester ci presenta una figura, la figura di Aman, che era il ministro del re Serse, il quale decide a un certo punto lo sterminio degli ebrei persiani. Ester se ne accorge e, spinta da Mardocheo, interviene presso il re. Alla fine, per farla breve, il pericolo viene sventato. Non solo gli ebrei di Persia non saranno sterminati da Aman, ma la croce che Aman aveva preparato per Mardocheo, ebbene, su quella croce sarà crocifisso Aman e tutta la sua famiglia. Lo sterminio del popolo ebraico si trasforma nello sterminio dei nemici di questo popolo. Questa festa è una festa molto caratteristica ancora oggi per la religione ebraica. Se voi sapete, il sabato, la rubrica Ascolta si fa sera, non si ascolta più la voce del reverendo Tizio Caio, ma del rabbino, in genere del rabbino di Sein, successore degli Otoaf. Io il sabato sono in viaggio, ascolto la radio e sento anche il rabbino di Sein, il quale spiega quello che anche Otoaf spiega, che per esempio durante Purim, Purim è un pochino il carnevale degli ebrei, certo per un motivo del tutto diverso, del carnevale nostro, ci si maschera, si fa festa. Durante la festa di Purim è obbligatorio ubriacarsi. Sembra una cosa strana, ma così è. E naturalmente, in maniera popolare e anche divertente, la figura di Aman diventa la figura su cui il fantoccio viene bruciato, viene crocifisso, viene insultato. Addirittura nel capitolo del libro di Toaf, uno degli ultimi capitoli del libro di Toaf, che si intitola, è un termine un pochino, e il penultimo, fare le fiche, rituale e gesti osceni. Fare le fiche è un gesto, beh, non ve lo faccio, è un gesto osceno. Ebbene, fare le fiche, rituale e gesti osceni, lui spiega come questi gesti di offesa nei confronti di questi nemici storici di Israele, nemici biblici di Israele, venivano ritualizzati e sacralizzati durante il culto della sinagoga stessa. Cioè, se tu sei ubriaco per strada, per esempio Toaf racconta un fatto noto a tutti gli storici, come ben prima del periodo degli omicidi rituali, qua siamo, non mi ricordo più, in terra bizantina o più persiana, ci fu un caso di questi ebrei che, festeggiando il Purim, non sanno quel che fanno, sono giucchi, prendono un cristiano, lo legano ad una croce e cominciano a ripetere la passione di Gesù Cristo, solo che gli scappa la mano e il poveretto muore. Allora, questo fatto ha alcuni elementi di un omicidio rituale. Perché un omicidio sia rituale, occorre che ci sia un odio religioso, che si pensi però di rendere un culto a Dio e che si segua un rito. Ora, qui l'odio c'era, il rito c'era perché si voleva riprodurre la passione di Gesù, però non era in un rito esatto da ripetere ogni volta e non era neanche fatto quindi in maniera abituale, erano gente un po' su di giri che andavano in giro a fare così. Invece Toaf ci mostra che, per esempio, le carnevalate contro questo povero Aman, che, essendo l'Antico Testamento parola di Dio, ha ben meritato il suo castigo, comunque erano ritualizzate nella sinagoga. Cosa vuol dire? Che quando veniva letto il libro di Ester e appariva il nome di Aman, della sua famiglia, soprattutto della moglie, si battevano i piedi fortemente, anche dettati, per cosa? Per coprire il suo nome, perché una delle maledizioni è sia cancellato il suo nome persino dalla memoria. Poi si facevano le fiche, si lanciavano insulti e persino i più zelanti mostravano, scusatemi, il sedere nudo.
per mostrare quindi l'insulto, il disprezzo maggiore verso Aman. Naturalmente questo veniva fatto anche verso Amalek, che era il re dei Filistei, insomma dei Cananei, del popolo che c'era in Terra Santa prima degli ebrei, e poi degli altri nemici storici. Ma il sospetto, e più che il sospetto, Coaf dice la certezza, è che dietro il nome di Aman, di Amalek, di Edom, si nascondeva Cristo. Cioè, l'oggetto di questi gesti osceni, di queste terga mostrate anche in sinagoga, durante il culto, di questi gesti osceni, di questi insulti, era Cristo e i cristiani. Siccome non si poteva dire, fare il suo nome in maniera esplicita, lo si nascondeva sotto il nome di Amon. Le testimonianze portate da Tuaf, ma ci sono anche tantissimi altri libri di ogni parte, sono indiscutibili a questo proposito, sono tantissime. Ad esempio in un capitolo intero, il dodicesimo mi sembra, no, il tredicesimo, il dodicesimo, sì, Ariel Tuaf dice cose che bene o male qui in gran parte si sapevano. Per esempio che Gesù, anche nel tredicesimo, Gesù viene chiamato manzer, cioè bastardo, figlio, scusate il termine, di puttana. Non veniva mai nominato, veniva chiamato quell'uomo, quello lì, oppure talui, l'appeggio, il crocifisso, oppure Amin, cioè l'eretico. E come insegnavano le Toledot di Gesù, cioè le generazioni di Gesù, la vita di Gesù, è uno scritto ebraico, mi sembra che data più o meno, ha avuto un'evoluzione per VIII-IX secolo, che è stato ristampato e pubblicato dal rabbino di Segni, rabbino capo di Roma, le Toledot di Gesù, che riprendono però il Talmud stesso, dove Gesù viene trattato come un sodomita, come uno stregone, che attualmente, come un bastardo, la madre l'ha concepito con un pagano mentre era mestruata, che per legge di Mosè è il peggio del peggio, commettendo adulterio, e Gesù si trova attualmente immerso nell'inferno, nello sterco bollente. Ora, perché riesumare questi fatti? Perché, vedete, per capire se è stato possibile o no, certo periodo storico, perlomeno in un certo luogo, un omicidio rituale, uno degli elementi è, per giustificarlo, l'odio religioso.